quindi oggi parlo della roba nuova, la mitica capostipite, c'è quella da dove abbiamo cominciato. Svizzera e Sud Germania. Le pelle migliori sono quelle dove si pascola naturale. L'Italia seconda per disoccupazione giovanile per i paesi dell'Ocse, che cosa si può fare per arginare questo problema? Beh, questo è il dato di 7 anni di crisi, quindi è chiaro che 7 anni di crisi hanno lasciato un grande peso, che è questo. Quello che si può fare è quello che stiamo provando di fare, quindi rimettere in moto l'Italia, fare in modo che l'economia riparta, perché se le aziende non investono e non hanno la possibilità di assumere, non c'è nessuna legge che possa cambiare questa situazione. Noi abbiamo cercato quantomeno di produrre un primo dato, che è quello dell'avere un lavoro più stabile, e quindi con l'intervento che abbiamo realizzato oggi abbiamo 125.000 contratti stabili in più. Io penso che questo sia una buona condizione per le persone coinvolte naturalmente, ma in generale anche per le aziende, perché se un'azienda ha una persona che è previsto che stia stabilmente lì a lavorare, può investire di più, può formarla, quindi io credo che siamo dentro questo passaggio che è molto importante. Poi naturalmente il tema più generale è quello della crescita. Il magazzino delle materie prime è, diciamo, della parte sopra, della tomaia. E allora si usano, non so, ecco, i capretti, i canguri dell'Australia, le pelli di vitello classiche, i cervi. Parliamo invece della visita di questa mattina del Premier a Melfi. Marchionne ha annunciato 1.000 assunzioni entro la fine dell'anno. Renzi ha detto: questa è una vera fabbrica, i posti di lavoro non si creano andando nei talk show di martedì. Anche lei c'è stato un paio di giorni fa, giusto? Sì, ma infatti non sono andato lì a produrre posti di lavoro, ovviamente. Il tema è esattamente questo, cioè noi abbiamo bisogno di aziende che investano, dare fiducia alle aziende. Ieri è stato annunciato che verrà costruito il SUV di Lamborghini a Bologna, 500 posti di lavoro, questo è il punto. Cioè, se le nostre imprese si trovano nella condizione per investire, per essere competitive, naturalmente fanno investimenti, assumono persone, questo è quello che bisogna fare. E perché questo accada bisogna intanto dare garanzie di stabilità, nel senso che non si può cambiare la condizione ogni giorno, e bisogna fare in modo che appunto ci sia questa possibilità. E io credo che con le leggi che abbiamo fatto, il Jobs Act, insomma, la riforma del lavoro, abbiamo dato alle imprese la condizione per poter assumere. Questo era quello che abbiamo detto, non hanno più nessuna tra virgolette scusante o motivazione. Se vogliono fare davvero e bene gli imprenditori, oggi la condizione ce l'hanno. Siamo all'Auser, una prima domanda sul terzo settore. In corso la riforma, qualcuno dice che si sta dando più attenzione alle imprese che non al mondo del volontariato, è così? No, assolutamente, noi vogliamo fare un'operazione che è quella di mettere al centro il volontariato, l'associazionismo, naturalmente anche l'impresa sociale. Purtroppo nel nostro paese c'è un'idea un po' marginale di queste attività, si parla sempre delle cose che si devono fare, poi quando non ci arriva lo Stato, o non ci arriva il mercato perché non c'è niente da guadagnare, allora va bene anche l'Auser, allora va bene anche il volontariato, allora va bene anche il resto. No, bisogna pensare che questa è una componente fondamentale della vita delle comunità. La provincia di Pavia, che è una delle province con il più alto tasso di disoccupazione, perlomeno in Lombardia, che ha subito negli anni un lungo processo di deindustrializzazione. Ecco, dove secondo lei bisogna investire? Quali sono le opportunità del futuro per una provincia come questa che sta soffrendo molto? Ma io credo che bisogna tenere insieme tradizione e innovazione. Noi abbiamo dei territori che hanno una storia, che hanno una cultura, che sanno fare dei prodotti, che hanno un modo d'essere. Bene, bisogna fare in modo che questo modo di saper fare si colleghi e si connette agli elementi dell'innovazione, quindi la tecnologia, il digitale, il sapere. Noi adesso stiamo promuovendo ad esempio un progetto che porta giovani dentro le imprese artigiane, giovani digitalizzati, per fare in modo che un vecchio mestiere possa essere fatto meglio insieme al digitale. Ma chi oggi ha 30 anni la prenderà la pensione, insomma?
Sì, la prenderà, naturalmente la prenderà di più e meglio se, ad esempio, come abbiamo fatto noi, facciamo in modo che abbia un lavoro stabile, perché uno degli effetti collaterali terribili del precariato che abbiamo vissuto in questi 20 anni era che quelli lì, la pensione, non l'avrebbero preso mai. E quindi oggi dire a quei 125.000 che hanno un contratto stabile in più, la prima cosa che hanno è che loro la pensione ce l'avranno. Io, quando vado a letto la sera, sono contento, perché ogni giorno penso che un giovane in più ha la possibilità di avere un lavoro stabile e la pensione alla fine, che non mi pare poco.